Che stupidi, cioè, che siamo. Una metrica, ma... un po' altalenante, se posso permettermi. Vabbè, mi ha aiutato Paolo, è arrivato l'esperto. Perché non gliel'ho cantato, però era Carmelo Ingoia. Così era molto meglio, devo ammetterlo. Sa fare tutto lui, è arrivato. Cioè, ma voi vi rendete conto che noi la sera, cioè invece di pensare alla fica, a pensare alle nostre cose. Pensiamo anche alla fica, però. Ma tu, io il giorno. Io e Paolo ci scambiamo messaggi su come scrivere i testi delle canzoni per il disco Reccio, cioè come siamo messi. Ma a proposito di gente messa male, come promesso, abbiamo questo blocco che riguarda un sociologo che parla degli haters. Cioè, praticamente lui sostiene che gli odiatori sono odiatori compulsivi. Allora, è un video che abbiamo trovato questa mattina sul sito della Stampa. In pratica, analizzando un po' i social network, emerge un nuovo tipo di figura. Perché se l'haters può nascondersi in chiunque, è nata una categoria di odiatori seriali, cioè di gente che si iscrive ai social network a priori solo per romperti i coglioni, ok? Bellissimo, e non fa nient'altro, cioè sulla sua pagina lui non ha niente, viene solo a rompere i coglioni sulla tua. Allora questo sociologo ha analizzato questa nuova figura che si chiama odiatore compulsivo. Sentiamolo, vai Pippo. Ti è mai capitato di incappare nell'odiatore compulsivo? È un personaggio chiave dei social network. Capita di incontrarlo quando si ha un'attività molto intensa, se la persona che lui sceglie come bersaglio ha un ruolo pubblico, ha una notorietà, è un volto noto. L'odiatore compulsivo sceglie con cura la sua vittima. A un certo punto ci si accorge che c'è una persona che noi non conosciamo, con la quale non abbiamo mai avuto nulla a che fare, che non ha nessun motivo plausibile e razionale per prendersela con voi, che ogni cosa che voi facciate, diciate, pubblichiate, commentate nei social network mette sempre il suo parere negativo. Lo riconoscete immediatamente, normalmente è una persona che ha un profilo con pochissime indicazioni su se stesso, il ridotto all'osso, una foto soltanto sempre simbolica, mai che lo rappresenta in faccia, raramente mette la sua faccia, mette sempre una foto con un tratto molto aggressivo. Il odiatore compulsivo naturalmente vive e si nutre del vostro disappunto, del vostro disagio. Se voi non si è mai fate lo sbaglio di considerarlo una persona ragionevole, quindi cercate di capire qual è il motivo per cui ce l'ha tanto con voi, avete fatto il passo sbagliato. Lo considera un gesto di debolezza, un gesto di cedimento, raddoppierà, centuplicherà i suoi attacchi. Se voi farete lo sbaglio di bannarlo in qualche maniera, di segnalare la sua presenza molesta, farete ugualmente uno sbaglio, perché si ripresenterà sotto altre forme, sotto altre identità. L'odiatore compulsivo, quando trova una vittima che reagisce, naturalmente ha quello che va cercando, ha qualcuno che comunque si accorge della sua presenza. Quindi la maniera migliore è ignorare l'odiatore compulsivo, non nutrirlo con la vostra attenzione. Lentamente, nel tempo, se voi riuscirete a sopportare il suo attacco virulento rimanendo impassibili, si estinguerà da solo. Ma tu ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Scusa, cioè addirittura è diventato quasi un mestiere. Ma io vorrei rivolgermi a quelli, perché ce ne abbiamo tanti noi di haters, no? Noi in realtà siamo arrivati a un punto. All'inizio magari ci pativamo anche un po', scusa, no? Scusa Paolo, puoi smettere di scrivere figlio di puttana sul profilo di Fabrizio Frizzi? Perché si capisce che sei tu. Zitto, che Mazzoli mi ha bannato. Ma come? Però io dico veramente, cioè ormai è diventato un mestiere, no? Noi non ci facciamo neanche più caso, quando uno viene a rompere il cazzo viene cancellato, bannato, vaffanculo. Però è diventato un lavoro. Io dico, siccome stamattina mi sono soffermato su sta notizia che parlava degli scienziati di tutto il mondo che hanno praticamente stabilito che il limite della vita umana è massimo 125 anni. Cioè anche se tu non dovessi, non so, ammalarti di tumore o prendere qualsiasi altro tipo di malattia, il corpo umano non potrebbe arrivare oltre i 125 anni, cioè marcisce. La domanda reale è fino a che età ti tira? Perché puoi stare 50 anni senza l'uccello in terra. No ragazzi, ricordiamo, vabbè, che ma ti rimane, magari ti rimane la libido e comunque ti fai i seghini col cazzo molle, cioè quello può rimanere, però di te rimarrà comunque quella foto, quel selfie con un dildo nel culo, ricorda. Esatto. Perché ci sono cose che non si dimenticano. Ma la questione è, mettiamo anche che riuscissimo ad arrivare tutti a 125 anni, no? Sì. Ma cazzo, ma tu butti la tua vita, butti le ore preziose, magari non so, hai 26 anni, quindi hai veramente tutto davanti, hai mille possibilità e tu butti la tua vita a fare profili falsi senza la tua faccia per andare a cagare il cazzo agli altri. Però aspetta Marco, cioè, c'è una cosa da considerare, che queste persone non hanno nient'altro, cioè quella attività
tra virgolette. Ma è quello che dovrebbe fargli scattare. Quello dovrebbe fargli scattare la molla e dire: aspetta un attimo, ma se sono ridotto così male da dover passare le mie giornate a insultare uno, tra l'altro camuffato, perché neanche mostri la tua faccia, quindi non hai neanche la possibilità di diventare uno famoso per dire non ci guadagni un cazzo. Ma cazzo, ma rifletti un secondo e magari prova a pensare che forse la tua vita sta andando per il verso sbagliato. Dedica il tuo tempo ad altro, investi su te stesso. E allora noi abbiamo trovato il modo per aiutare queste persone. Visualizziamo. Allora, questo è un messaggio per tutti voi che siete haters o odiatori compulsivi. Noi adesso vi daremo una mano per rilassarvi. No. Quindi visualizziamo. No, Paolo, di nuovo. Adesso visualizzate e rilassatevi. Okay. Chiudete gli occhi e immaginate quello che vi sto raccontando. Se potesse essere un po' meno violento di ieri, perché ho avuto dei problemi stanotte. Allora, adesso vi aiuterò a far uscire l'odio da voi. Grazie. Bene. Sedetevi. Ok. C'è un bovino, scusi, nella mia visualizzazione. Di fianco a voi c'è una mucca. Vabbè, è rilassante, Romani. Un camion che la sta per investire è ancora lontano. È ancora lontano. Prima di tutto stabiliamo il luogo. Siete in un prato. Bello. Attraversato da una statale. No, non è così rilassante. Siete ma voi avete solo parte del corpo sulla statale. Adesso respirate. Sta venendo uno stupro di fianco a voi. Non è rilassante. Ma non vi riguarda. Perché non la conosciamo. Esatto, questo pallone è pieno di elio. E le storie che anche. Lo sta gonfiando la mucca di fianco a voi. Una cosa strana. Ecco, la mucca adesso vuole essere rilassata insieme a voi. Il camion sta arrivando. Visualizzate. C'è una donna stuprata. Rilassatevi. Sono arrivati i parenti della donna. Voi non c'entrate niente, ma non vi agitate perché questo momento è arrivato anche un pugile nudo che sta pestando la mucca, pensate? Tutto quanto intorno a voi esplode! Siete morti! Non c'è più nulla! Senta, scusi, posso suggerirle degli antidepressivi? Cioè, faccia un salto in farmacia, si prenda qualche cosina. Adesso siete rilassati. Ma insomma, lei grazie. Grazie, dottore. Ci colleghiamo con l'unica farmacia che ha prodotti di ogni tipo. Ritorna Farmamerd.